Una cosa è certa, il Bolzano segna poco, attualmente vanta il terzo peggior attacco dell'Ebel, ma con la quarta difesa meno perforata del torneo il dato si bilancia. Fattori emersi in tutta la loro evidenza nel match disputato ieri al Palaonda tra i biancorossi e il Graz, squadra, quella austriaca, fino a ieri al secondo posto in graduatoria e tra le più attrezzate del campionato mitteleuropeo. Mario Simeoni, coach biancorosso, privo di Callen, si presenta con i blocchi offensivi in parte rivisti rispetto agli ultimi match, ma soprattutto riesce nell'impresa di motivare al meglio i suoi, che nel primo tempo deliziano i 2.226 paganti con ottime uscite dal terzo difensivo e un buon force checking. I risultati non tardano a venire: al 6.35 Zanetta è bravo a ribattere in rete una conclusione di Keller respinta dal goalie dei 99ers Saburin. Ai Foxes non mancano le occasioni per raddoppiare, soprattutto in superiorità numerica, e forse questa è l'unica pecca della truppa biancorossa: non essere riuscita a bucare la rete avversaria e a mettere subito una seria ipoteca sul match, evidenziando, come detto, una certa qual difficoltà nella fase offensiva. È un po' da tutto l'anno che facciamo fatica a segnare, però dai, se riusciamo ad andare avanti così, a concentrarci sulla zona difensiva e cercare di prendere pochi gol, allora lentamente arriveranno anche i gol davanti. Nel secondo e terzo tempo la lucidità del Bolzano viene meno e il Graz sposta il baricentro dalle parti di Hübel, che come al solito lavora incessantemente per ottenere l'altrettanto consueto buon voto in pagella. Ciò nonostante i Foxes riescono a gestire al meglio il match, malgrado l'infortunio patito da Hofer, per lui si parla di lesione al legamento del ginocchio. Con la vittoria di ieri i biancorossi salgono al settimo posto in classifica, a quota 14 punti, il quinto posto è lì, a portata di mano. Per l'Olimpo c'è ancora tempo, ma i segnali che arrivano da Via Galvani sono buoni. Devo dire che oggi siamo riusciti a giocare 60 minuti contro una squadra che comunque è seconda in classifica. Sì, un gol forse è poco, però se non ne prendi neanche uno, allora basta bene. No, complimenti alla squadra, al portiere, abbiamo fatto una bella gara.